Parliamo ora della Moller Technique, un capitolo molto importante per noi batteristi, poiché ci riesce a dare una tecnica più fluida, più veloce e sicuramente più potente, rimanendo nel massimo relax. Sanford Augustus Moller ha vissuto intorno all'800 e 900 e in questo periodo, nel momento di studio, ha codificato questa tecnica, osservando i suoi maestri di tamburo che durante le parate e comunque gli esercizi militari eseguivano movimenti particolari. Questi particolari movimenti sono stati codificati da Augustus Sanford Moller in quattro colpi differenziati. E cioè sto parlando del downstroke, dell'upstroke, del tapstroke e del fullstroke. Ora ve le vorrei dimostrare una alla volta, cominciando col downstroke. Il downstroke, come dice la parola, è un colpo verso il basso e la caratteristica di questa tecnica è il movimento a frusta, detto whip motion, e cioè caduta del braccio con il polso in modo molto rilassato. Ecco il downstroke. Per avere una migliore frusta, vi consiglio di spostare il fulcro dall'indice al medio. Sto parlando della matchet whip. L'importante è frustare con relax, anche per la mano sinistra. Notate come la punta della bacchetta rimanga sempre calamitata verso il centro del pad o del rullante, chiaramente. Ricordatevi, whip motion, downstroke, destra, sinistra, destra, sinistra. Spalla rilassata, postura corretta. Il secondo colpo, l'upstroke, è una preparazione al downstroke. Questo upstroke chiuderà col downstroke. Sempre col movimento whip, frusta. Io considero questo colpo come un urto sul pad involontario, una reazione della bacchetta. Il terzo colpo è il tap stroke, o colpo non controllato. Il quarto colpo, full stroke. Colpo completo, in successione tanti accenti. Con questi quattro colpi riusciremo ad eseguire accenti o rudimenti con diverse soluzioni timbriche, dinamiche, ritmiche, eccetera, eccetera. Vi faccio un piccolo esempio, ad esempio il single paradiddle, costituito da down, up, tap, tap. Potrete notare che man mano che aumento la velocità il movimento si restringe.
Comunque parliamo sempre della Muller Technique Whip Motion. Il secondo capitolo della Muller Technique è il Pumping Motion, cioè il movimento cosiddetto a pompa, dovuto da, diciamo, costruito su un colpo accentato e altri colpi di rimbalzo. Cominciamo col Pumping Motion con due rimbalzi, quindi costituito da tre colpi in totale. Colpo, relax, up. Colpo, relax, up. Colpo, relax, up. Anche per la sinistra. Relax, up. Slow, relax, up. Slow, relax, up. Slow, relax, up. Slow, relax, up. Slow. Mantenendo una certa costanza e limitando solo la bacchetta a rimbalzo, potrete aumentare velocità con la successione dei colpi. L'esercizio che adesso ci apprestiamo a fare ci imporrà una velocità metronomica di circa 130 bpm e ogni pulsazione corrisponde a un colpo con due di ritorno, quindi stroke, relax, up, stroke, relax, up. A sinistra. In successione 4 e 4. Interessante lo stesso esercizio eseguirlo all'unisono. Ricordatevi che solo il primo colpo è suonato, il resto è rimbalzo. Un secondo esercizio per il pumping motion è stroke, relax, relax, up, stroke, relax, relax, up, quindi 4 colpi in totale. Per la sinistra. Vedete che il movimento del gomito man mano si sposta dal fianco. Mettiamo il metronomo 80 bpm e cerchiamo di eseguire questo pumping motion di tre rimbalzi, quindi stroke, relax, relax, up. Assolutamente a rimbalzo. Con la sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Insieme all'unisono. Ricordatevi pertanto Muller Technique, Whip Motion, Pumping Motion e assolutamente Relax.